È risorto, non è qui. L'annuncio che più di 2000 anni fa proruppe proprio in questo luogo risuona ancora oggi, qui, e da qui continua a diffondersi. È per questo che oggi a Gerusalemme, nella Basilica del Santo Sepolcro, più che mai e più che altrove, è festa grande. Attorno all'antica edicola, che custodisce da secoli il luogo della resurrezione, un'assemblea multilingue ha celebrato stamattina la gioia della Pasqua. Religiosi e laici che vivono in Terra Santa, cristiani locali, ma anche pellegrini giunti dai luoghi più diversi, hanno partecipato alla solenne liturgia presieduta dal patriarca latino di Gerusalemme, Monsignor Fouad Toual, accanto al quale ha celebrato anche il cardinal William Levada, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Tutti riuniti proprio attorno alla tomba vuota, l'anastasis, come la chiamano i greci, o la canissa tal chiama, la chiesa della resurrezione, come la chiamano i fedeli arabi, che da oggi e per tutto il periodo pasquale, per salutarsi, si diranno sempre «Cristo è risorto, è veramente risorto». A tutti auguro una buona Pasqua, pur nella consapevolezza che gli eventi in Medio Oriente minacciano la nostra regione, i nostri popoli, noi cristiani, gettando un'ombra sulla nostra gioia, esordisce il patriarca nella sua omelia. Ma oggi, prosegue, noi siamo testimoni della resurrezione e non abbiamo motivo di temere o di dubitare. La tomba è vuota, il crocifisso è risorto e vivo, e tutte le difficoltà e le disgrazie che ci hanno colpito e che ci colpiranno ancora non faranno vacillare la nostra fede, ma aumenteranno la nostra perseveranza, il nostro senso di appartenenza a Gerusalemme e alla nostra Chiesa. Il patriarca esorta soprattutto al cambiamento radicale del cuore. Seppelliamo nella tomba di Cristo le nostre inclinazioni mondane, le nostre divisioni religiose, la nostra violenza, la nostra mancanza di fede e le nostre paure. E conclude: domandiamo al Signore che si realizzi il sogno della pace che da qui si è diffusa per la Terra Santa e per il mondo intero. Il culmine della celebrazione è la processione che conclude la messa solenne attorno alla rotonda, portando l'Evangelario e proclamando in quattro punti diversi i Vangeli della Resurrezione, ad indicare che la notizia, che da qui si è propagata, deve continuare ad essere annunciata in tutto il mondo, fino ai confini della terra. La messa pontificale al Santo Sepolcro è un tripudio di gioia, ma anche un grande coro ecumenico. Canti e note dell'organo della celebrazione cattolica si sono spesso confusi con i cori e le voci delle altre comunità cristiane ortodosse, che nella Basilica, cuore della cristianità, condividono spazi e tempi e che oggi celebrano la loro Domenica delle Palme. Le cerimonie di Santa Pasqua ogni anno, ma di arrivare qui alla tomba stessa è una cosa meravigliosa. Nonostante tutta la folla, tutto il chiasso acustico che uno accompagna, e questa rappresenta il mondo della morte e risurrezione di nostro Signore, perciò è un privilegio di stare qui. Al mattino presto, dopo una sosta al Calvario, aveva partecipato alla Santa Messa di Pasqua, proprio dentro la tomba, il premier italiano Mario Monti, in questi giorni in visita in alcuni paesi del Medio Oriente, una messa celebrata in forma privata dal custode di Terra Santa. E proprio a padre Pierbattista Pizzaballa abbiamo chiesto per tutti uno speciale augurio in questo giorno di Pasqua dalla Basilica della Risurrezione. Di essere come i discepoli che arrivano al sepolcro, dopo aver letto le letture ma non avere compreso, entrare dentro, vedere solo dei segni e da lì capire, credere e piegare le ginocchia.